sulla vita delle persone e hanno stabilito che quello che loro sono andati a innestare dall'alto, dall'esterno, fosse una cosa che fosse soltanto un modello unico e quel modello non fosse possibile alterarlo e che i modelli degli altri non fossero, non sono mai esistiti, perché hanno fatto sempre un lavoro di demolizione della storia, di cancellare le tracce, perché ad esempio i cristiani hanno cominciato col distruggere i templi dei pagani, proprio perché loro volevano annientare la traccia e il ricordo, perché sapevano benissimo che i cristiani hanno bisogno di manifestarsi tramite la parola, tramite gli scritti, tramite ad esempio una chiesa. I pagani non hanno questo bisogno di continuità così materiale, perché sanno che le immagini che vanno a evocare, che vanno a portare, che vanno a manifestare tramite appunto le statue, permettono loro di fornire ad epoche diverse in cui loro non vivono dei modelli di comportamento. Logicamente, se noi partiamo da questo punto di vista, che è il punto di vista, diciamo, migliore per l'uomo, ci rendiamo conto che l'attività dei monoteisti, che siano monoteisti cristiani, cattolici, musulmani, ebrei, è sempre stata molto, molto forte, molto determinata proprio nel sradicare gli altri. Il fatto stesso di richiamarsi a un unico Dio significa chiaramente che è possibile prendere per loro tutta la realtà che sussiste, che vive, e renderla a un unico, cosa che noi sappiamo non è possibile e non è fattibile. Di conseguenza proprio significa chiaramente che noi per capire la nostra libertà dobbiamo in qualsiasi caso liberarci da questo unico Dio. Logicamente questo unico Dio che è pericolosissimo ha determinato anche comportamenti diversi, cioè noi vediamo che ad esempio il pensiero unico trova adesso anche delle considerazioni nel campo economico, cioè nel senso che esiste anche derivato appunto dal concetto proprio monoteista, il fatto che sia un'affermazione del mercato come unica possibilità e unica realtà di azione e che tutto quanto sia riconducibile all'economia. Cioè, questa qua è già una forma in cui il monoteismo di tipo religioso viene a innestarsi su un monoteismo di tipo politico, di tipo sociale e di tipo economico. E questo qua appunto permette a loro di condizionare. Il fatto stesso è che loro, ad esempio, utilizzano un libro sacro, e questo libro sacro si scrive in lingua incomprensibile per noi. Cioè, tanto per dire, si parlava, ad esempio, della Bibbia in aramaico. Beh, ad esempio, in Europa mi sembra che esista un'unica cattedra di aramaico, che deve essere a Friburgo. Di conseguenza, rendetevi conto della possibilità di dare alle persone la capacità di capire. Cioè, quando, ad esempio, noi pagani, diciamo, usiamo le immagini degli dei pagani e offriamo questa immagine, noi non andiamo a fornire un'interpretazione di tipo estetico, diamo l'immagine e poi sta la capacità delle persone di analizzarla, di apprezzarla. Però i pagani non vanno a offrire un'unica divinità, ne vanno a offrire a migliaia. Di conseguenza, se io girando col mio sguardo le varie immagini, posso scegliere quella che mi è più vicina. Nel monoteismo questo non avviene, cioè loro tendono sempre a ricondurre a un'unica cosa. Sì, Va bene. beh, io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. Voglio ricordare che noi stiamo facendo un ciclo di trasmissioni parlando di un avvenimento per ogni secolo che sia indicativo delle trasformazioni per l'uscita dall'orrore. Come si agisce per uscire dall'orrore? I principi fondamentali di azione sociale, ricordare sempre come gli esseri umani sono costruiti dall'orrore in funzione del suo divenire. Non è possibile costruire l'uscita dall'orrore partendo da esseri umani che, anche se subivano la parte peggiore dell'orrore, sono stati educati dall'orrore. Andiamo avanti dopo quei punti. Sì, ricordo il numero Pronto? telefonico che è 049 700 700. Ciao Claudio, Ascolta. Ma qual è quella molla che fa scattare cioè, che la Chiesa vuole avere la dominanza su tutto? Cioè loro cosa, alla fin fine no, cosa gli viene in tasca? Cioè quello che non riesco a capire. Dominare tutto su tutti. Hanno i beni senza lavorare. Cioè, è questo qui lo scopo. Esatto, è il dominio sugli esseri umani. Perché io dico, quando uno comincia a avere chiese come ha la Chiesa, no? Sì. Che sono enormi in tutto il mondo, no? Cioè, vogliono sempre di più. Certo. Cioè, non riesco a capire, capito? Finché ci sarà. Io ho 100 miliardi, cosa voglio di più? Invece questi vogliono sempre di più. Se finché ci sarà un solo essere umano che pensa, loro sono in pericolo. E vivono in questo modo, in questa ottica. No, però guarda che è un discorso, cioè, è difficile entrare nella mentalità di quella gente lì, Ma la costruisci fin da piccolo, eh? La costruiscono fin da piccolissimi. E portano avanti forse nei millenni, ma sarà per mantenere una certa categoria di persone, cioè, perché il potere e la Chiesa sono sempre a braccetto. Ovvio.
sarà per mantenere sempre una cerchia di persone che devono vivere sulle spalle degli altri, forse, però sì, sì. Cioè, accumulano ricchezze che potrebbero vivere 2000 anni senza lavorare, insomma. Sì, ma più che altro, più che accumulare ricchezze per vivere, accumulano ricchezze per togliere la possibilità di vivere alle persone. E quindi di pensare, di pensare, di agire, di costruirsi un sistema di vita più tranquillo. Ho capito, va bene. Grazie Andrea. Ciao. Ciao. Sì, beh, il fatto del dominio non è solo un dominio di tipo economico, è anche un dominio di tipo di energia, cioè nel senso se io riesco a determinare come devono comportarsi delle persone, come devono agire, cosa devono fare, bene o male io posso disporre come voglio della loro energia e la posso indirizzare in tutti i sensi che voglio. Logicamente poi il potere spicciolo diventa anche comodo, cioè nel senso, vediamo la vergogna ad esempio di Roma 2000 con il discorso del giubileo, cioè nel senso che la Chiesa decide di festeggiare una data fasulla e trovo lo Stato italiano che è pronto a spendere migliaia di miliardi per far festeggiare una data fasulla di un Dio che non è mai esistito. Bene Francesco, io vado avanti con quello, come si agisce per uscire dall'orrore. Non è possibile costruire l'uscita dall'orrore partendo da esseri umani che, anche se subivano la parte peggiore dell'orrore, sono stati educati dall'orrore. Davanti alle difficoltà generate dalle contraddizioni della vita o dell'esistenza, useranno mezzi appresi dall'orrore riproducendo l'orrore stesso. Praticamente quello che vi sto leggendo sono i motivi per cui noi stiamo facendo il lavoro di un episodio ogni secolo. Per costruire un processo d'uscita dall'orrore è necessario imporre dei cambiamenti che soddisfino l'avidità dell'orrore, ma nello stesso tempo imbocchino sequenze di mutamento diverse. L'orrore si serve di esseri umani avidi. Per battere costoro è necessario essere avidi di libertà, necessità, giustizia, sapere e conoscenza e abilità nel palpare il mondo. Per battere l'orrore è necessario sviluppare la percezione e il sogno di mondi diversi. Il sogno costruisce l'utopia ideale, la percezione cerca i mezzi per realizzarla. Per battere l'orrore è necessario costruire pensieri diversi, relativi a bisogni, che anche se stuprati dall'orrore, inducono le persone ad agire per soddisfarli. Per battere l'orrore è necessario cogliere quanto di nuovo si presenta dall'oggettività. È necessario essere veloci per cogliere il nuovo e spingerlo verso i mutamenti prima che l'orrore lo trasformi in un suo nuovo strumento. Un attimo e lo poniamo avanti. Pronto? Sono Gianni. Ciao Gianni. Due cose. Una, ho sentito che avete un'altra trasmissione verso le 7. Dalle 7 fino alle 8, dalle 19 fino alle 20. Sì, dove? Qui? Sempre Radio Gamma. Ho capito, bene. E leggerò il libro dell'Anticristo. Sì. E una cosa, riallacciandomi alla telefonata del signore di prima, io non penso che sia una questione di ricchezza, perché è un obiettivo umano troppo facile da ottenere, no? A un certo momento. Io credo che sia una sorta di droga intellettuale nella quale uno casca dentro a forza di usarla. Cioè, voglio dire, questa cultura della sottomissione degli altri vale anche all'interno della stessa Chiesa, nelle varie gerarchie. D'accordo. Ecco, e sono vittima le singole persone, dal più alto in grado a tutti gli altri, no? Certo. E che in definitiva è una cultura del potere, per il potere, per sottomettere gli altri, ma è una sottomissione non con la spada, ma con la mente, no? Con l'idea. Appropriarsi con tutto il suo cuore, con tutta la sua mente. E infatti questo. E questa io la considero una droga dalla quale è molto difficile venirne fuori. Ma volevo sentire anche il tuo pensiero su un'altra cosa, so che sta per scadere l'orario, non so se... Beh, tranquillo. No, abbiamo tempo. Ecco, e a mio avviso l'umanità va incontro a un problema molto grosso, perché nel mondo non c'è niente che rimane uguale nel tempo, si evolve tutto, no? Quindi anche l'espansione della popolazione mondiale, tu avevi accennato prima alla, come si chiama, quella di Calcutta, sì. Ecco, l'incremento demografico subisce un'accelerazione, non so se uno è pratico di curve geometriche, di tipo iperbolico, che è foriero solo di catastrofi. Sì.
Sì. Se restasse così, sì, cioè, a dati statici, senza variabili. Sì, ma appunto le variabili sono appunto quello che noi temiamo, cioè che la gente non sa che cosa va incontro. Cioè, mi spiego, se 1000 anni fa per raddoppiare la popolazione ci volevano 300 anni o 400, sì, adesso bastano 30 anni, domani ne basteranno 10. Quindi è inevitabile che a un primo poi, ma non credo tanto, forse anche la generazione futura lo vedrà, succederà un patatrac. Già adesso ci sono i sintomi, si parla di un terzo della popolazione mondiale che non sa come andare avanti col mangiare. Già adesso le superfici a coltura sono ridotte a meno di quasi un ettaro per abitante. Domani saranno mezzo, domani un quarto e domani non basterà a nessuno. Questo vuol dire che alcuni che saranno più forti riusciranno ad avere quello che gli necessita e gli altri moriranno. Questo è il vero problema dell'umanità domani. Ecco, i pagani come lo vedono questo? Domanda. Ti rispondo per radio? Sì, ti ascolto di là. D'accordo. Ciao. Ciao. Caro Gianni, ti rispondo subito per radio. I problemi si affrontano quando i problemi si presentano. Io so benissimo che molti paesi hanno problemi di sovrappopolazione, però tentano di risolverli. Sì, beh, poi devi considerare una cosa che... Sì? Anche... Vorrei parlare con Mario. No, non c'è. Il problema appunto di come affrontare i problemi è un problema abbastanza particolare, cioè nel senso... La cosa fondamentale è soprattutto la libertà in cui si deve porre di fronte al problema. Se noi partiamo con i presupposti sempre di accentramento e non di delegare le cose e di non permettere di percorrere tutte le vie, il problema diventa grosso. Il fatto stesso, ad esempio... Sì, certo. Scusa Francesco, sì. Casomai poi ti lascio dallo spazio. No, ma pure. Io sentivo con interesse il discorso qui di Gianni, no? Però, guarda, io vorrei giurarci che ci sono all'interno della Chiesa persone in buona fede che pensano che lasciare libero il discorso sulla procreazione, sul controllo delle nascite, cioè lasciarlo libero e quindi lasciarlo nelle mani della provvidenza, sia una cosa a cui loro credono veramente e fermamente convinti. Sì, cioè, sì. Forse a questo punto, se il dato, come lo ha espresso Gianni, ormai comincia a essere veramente percepibile nella sua gravità, no? Enorme. Qui allora ci troviamo di fronte a delle persone che, essendo in buona fede e non potendole attaccare in un certo senso, no? Perché se uno è in buona fede puoi dirgli solo poveraccio, eccetera. Allora, se queste persone però riescono a condizionare la politica demografica del futuro, queste persone ci porteranno alla catastrofe. Sì, sì, ma d'accordo. Voglio dire che non è che abbiamo solo davanti dei giochi, non so, all'interno della Chiesa, fatti da alti prelati o dalla gerarchia più influente per fare, non so, degli interessi a fine scopo di lucro. Perché a un certo punto tutto si ritorcerà contro, no? Marco, dimmi. Abbiamo Bernardo Gui che condannava a morte la gente, ma c'era anche chi in buona fede accendeva il rogo, eh? Sì, sì, sì. Cioè, questa secondo me è una delle componenti più... come si può dire, più ostiche all'interno della Chiesa per poter far prendere visione alla Chiesa veramente dei problemi della nostra società. Oggi come oggi credo che la Chiesa sia veramente stata anche rifiutata da una buona parte di giovani, o almeno all'interno della Chiesa c'è un'autocritica e sembra che se la Chiesa non comincia ad aprire veramente le porte e fare entrare un po' quelle che sono le varie aspettative o le esigenze o anche voci che non sono strettamente legate al credo religioso. La Chiesa non può aprire niente, la Chiesa può solo... No, ma è un organismo, vedi, la Chiesa, la Chiesa non ha nessuna speranza. Allora, ha fatto, non so, rigare dritti certi governi, li ha fatti peggiorare certi governi. Lo so, ma allora, vedi... Ha dato la manto, conto che non è possibile migliorare niente. Ma io vorrei che... si può fare con il cristianesimo e prendere, buttarlo in una spazzatura e mettere una discarica, sperando che questa discarica lo tenga abbastanza bene e non vada a inquinare la faglia.
la freata. Sì, ma allora è un problema ma di rifiuto. Di ma quei discorsi vedi. È inammissibile, è impensabile che sia possibile ottenere qualcosa e che la Chiesa possa servire qualcosa. Ma come si fa la allora ancora? Solo servire da zavorra. Ma come si fa ancora adesso a dire ma vabbè, lasciamo che la gente venga al mondo, tanto ci pensa la provvidenza che muoiono 50 milioni di bambini di fame al giorno? Cioè, voglio dire. È criminale quando un Papa dice di non vendere, i farmacisti cattolici di non vendere i preservativi. Ma ecco, io poi. Io poi lì non arrivo, no? Vabbè, mi fermo qua perché voglio dire, ho davanti una persona o ho davanti un essere che non è più neanche in grado di capire e mentalmente di ragionare? Perché se diciamo che tutto provvederà alla provvidenza, e qua credo sia il nocciolo duro, no? Perché il cristiano o la persona che all'interno della sua fede religiosa deve assolutamente lasciare aperti questi discorsi, no? Perché deve dire, ma io non so come risolverò i problemi fra 20 anni, 50 anni, 100 anni. Va bene, Marco. Non so se mi avete capito. Sì, no, abbiamo capito il discorso. Tanto ci penserà la provvidenza, e certo. Potrei che sia di fronte alla provvidenza, è una parte della divinità. Insomma, poi un'altra cosa, se mi permetti. Questa mattina pensavo, addirittura pensavo, mi sono svegliato e ho capito dove c'è un inganno di fondo, per esempio. Per esempio nelle prime pagine della Genesi, quando si parla oppure della creazione oppure anche di tanti altri maestri di religione che ho sentito, cioè si parla per esempio dell'origine dell'uomo, dalla creazione per esempio, no? Come di una creazione di un uomo che viveva in ambiente tutto bello, felice, dove andava tutto bene. Sarebbe stato dopo, magari perché l'uomo ha peccato, che è entrato un po' il disordine nella vita, quindi la morte, la malattia, eccetera. Volevo dire, questo secondo me è un inganno di fondo, perché dal punto di vista storico e anche preistorico, mi risulta per esempio che la mia bambina che fa la prima media o anche quella che fa la terza elementare, la preistoria presenta invece l'esistenza di un uomo preistorico, dove la vita non era certamente agiata e neanche facile. No, e quindi non so se mi capisci. No, abbiamo capito, Marco. Quindi all'origine dire che l'uomo è venuto su questa terra ed era tutto bello e tutto felice, e poi con il peccato, e credere fare una cosa antistorica e creare un inganno e un presupposto per delle teologie che non stanno in piedi. Ciao, vi saluto. Va bene. Ciao, Marco. Perché fino adesso avevamo avuto un problema. Arrivato, un attimo solo, riprenderemo le telefonate fra Franco qualche secondo. Franco appunto si è sentito offeso. No, che me la provvidenza è un'offesa, sì. Però va bene, finché Franco va avanti a mettere su il telefono, e lo ringraziamo così ci ha evitato un po' di piccoli problemini. Vi darò il filosofo di questo secolo, che è Guglielmo Docan. Cosa dici, Francesco? Vado avanti con questo filosofo, cosa lasciamo perdere. No. Bene, Franco ha già finito. Allora, il filosofo Guglielmo Docan ve lo farò la prossima settimana. Andiamo avanti con le telefonate, se ce ne sono. Vediamo un attimino. Sì, beh, ricordo sempre il numero telefonico, che è 049-700-700, e le telefonate possono andare in diretta. Sì, pronto? Ciao, parla Mario da Mestre. Volevo chiederti una cosa. Sì? Sì. Maria Teresa di Calcutta, se il Papa si comportasse come Maria Teresa di Calcutta, come non sarebbe bene? Cioè, no, scusa Mario, c'è un po' di problemi qua, ripetimi la domanda per piacere. Cioè, diciamo, il Papa, no? Se si comportasse come Maria Teresa di Calcutta, non sarebbe meglio? E sotto, e voi altri, come vede Maria Teresa di Calcutta? Butta su, grazie. Grazie. No. Noi questo problema qua della Teresa di Calcutta noi l'abbiamo già spiegato un sacco di volte, però non c'è problemi a ripeterlo ancora. Per noi la Teresa di Calcutta ha fatto questa operazione, ha preso la gente che moriva per strada e li ha fatti morire nei suoi cosi che lei chiama ospedali e che io invece chiamo campi di morte. Cosa ha fatto questo? Anziché migliorare il sistema sociale in cui viveva, ha nascosto i problemi affinché il sistema sociale non cambiasse, cioè ha fatto in modo che la miseria si riproducesse. Chiaramente qualcuno può dire, ma lei poteva fare solo questo. Non è vero, perché nel far questo lei ha combattuto ferocemente tutta la politica demografica dell'India. Ricordo sempre che ci sono state due grandi politiche demografiche che ufficialmente sono fallite, è stata quella della Cina e quella dell'India. Sono fallite, però in Cina abbiamo 300 milioni di cinesi in meno e in India abbiamo dai 120 ai 200 milioni di abitanti in meno. Per cui questi fallimenti permettono alle persone che esistono di vivere con una maggiore tranquillità. Questo è il primo. Chiaramente qual era il senso della Teresa di Calcutta? Era quello di costruire un cavallo di Troia all'interno di regioni che erano a maggioranza musulmani e induiste. Tant'è che sia i musulmani che induisti riconoscono la loro opera,
perché in fondo sono gli stessi identici intenti. Però non ha migliorato, non ha lavorato per migliorare le condizioni delle persone, non ha detto intanto facciamo questo e dopo. Tant'è che una radioascoltatrice ha detto sì, però quando si è male del cuore non azienda nel suo ospedale farsi curare, azienda in America farsi curare, azienda negli ospedali specializzati. Infatti i suoi non sono ospedali, sono dei posti dove la gente viene portata a morire e basta, cioè sono dei lager. Che magari sia meglio morire con una rete sotto le spalle anziché sull'asfalto di strada, sono perfettamente d'accordo. Infatti sicuramente i miserabili e i poveracci sono più contenti di essere morti in quel modo, ma per chi guarda la trasformazione di un sistema sociale, chi guarda la magia della vita, sa benissimo che è meglio che ci sia una grande catastrofe in quel momento e poter ricostruire il cammino di una società che non mantenere una società nell'agonia. Purtroppo questa è una questione di scelta e la Teresa di Calcutta ha fatto una scelta ben precisa e questa scelta aveva un fine che era quello di mantenere la miseria in un paese per quello che le era possibile e nello stesso tempo di portare il cattolicesimo all'interno di quel paese. Tant'è che la Teresa di Calcutta ha fatto col Papa la preghiera di intervenire in India, di portare il cattolicesimo in Cina. Sapete cosa significa portare il cattolicesimo in Cina? Sapete cosa sarebbe successo se a Tiananmen non avessimo avuto un migliaio di morti sotto i carri armati cinesi? Avremmo avuto 5 milioni di prostitute e 20 milioni di bambini sparsi per le strade d'Europa. Cioè, provate a pensare questo. Tutte le morti sono orribili, però esistono delle condizioni che affrontate in un certo modo danno dei risultati, affrontate in un altro modo danno degli altri risultati. Per questo io critico la Teresa di Calcutta, perché lei ha nascosto quello che era un orrore civile. Sì, beh, basta aggiungere un'altra cosa, che facendo la campagna contro il controllo demografico, logicamente aumentava il numero di bambini che le famiglie non potevano mantenere, non potevano portare avanti. Di conseguenza, siccome non metteva neanche l'aborto, e questi venivano scaricati a lei, e lei tramite appunto questa possibilità aveva una massa su cui manovrare di bambini, questi bambini potevano essere trafficati, portati in tanti paesi, potevano essere dati a famiglie, e di conseguenza si poteva creare un certo mercato di bambini, cioè nel senso che si poteva sradicare delle persone dai loro territori e si poteva benissimo utilizzarli, tenendo conto che logicamente poi con la scusa di avere dei bambini che sono nati da mantenere si possono anche richiedere finanziamenti e contributi per poter mantenere questi bambini. E questo appunto già è significativo, cioè il fatto stesso di rifiutare la campagna demografica era chiaramente in questo. Sì, Cesarina, ciao Cesarina, certo. Pronto, sei in onda? Sì. Sì, sì, sì. Pronto, dimmi. Ciao, ragazzi. Ciao, dimmi tutto. Senza volerlo, sono in sintonia con voi altri, perché col mio pensiero, io ho sempre detto, anche della Teresa di Calcutta, e gli ha fatti morire là, ma perché anche se era malati o cosa non ha intervenuto per chi avesse medicine, non tutti ma qualcuno chi potesse guarire, questo dico. E dopo mi dico anche questi missionari che va in giro dove che si da nati della terra e parla di carezza sulla fronte, di amore. E te vedi che sorge sempre una chiesetta dove che sei ori. Sempre, mi dico che sei sempre una chiesetta. Ma perché ora non gli dice, non gli insegna di dire o altri sfida nati della terra, ma se voi siete anche i primi della terra? Perché sì. Dice tanti. Non gli dice mai questo. No. Mi sta criticando, mi ha detto su parole, perché basta che te tocchi la chiesa che qui chi insorge. Ma dico, se gli dicesse questo, mi vorrei vedere milioni di danati della terra che va alla Casa Bianca o che va che viene da noi altri o che in massa a vedere cosa i capi tutti. Certo. Sono d'accordo. Grazie a te, ciao. Sì, basta dentro ricordare sempre sul discorso della campagna demografica. Sì? Fuori servizio, mi dite. Non ho capito, scusa. Ah, dimmi. Sei fuori? No, ecco. Io appunto volevo sempre ricordare il discorso della campagna demografica. Anche in Italia, ad esempio, noi abbiamo avuto, come dicevo prima, il Papa che ha fatto la richiesta, ad esempio, ai famosi cattolici di non vendere i preservativi. Abbiamo avuto che lo Stato italiano ha bloccato delle campagne per l'uso del preservativo perché irritava i cattolici.
E questo loro dicono che lo fanno perché bisogna lasciare le cose alla provvidenza, le cose si sistemano. Non è assolutamente vero. Il fatto di abbandonare le cose, cioè a se stesse dire alla provvidenza, significa chiaramente lasciate a noi controllare le cose e voi non avete la possibilità di modificare, di intervenire a modificare le cose di questa vita, cioè di conseguenza vi dovete rassegnare totalmente. Noi pagani possiamo ribaltare la cosa. Tornando sul discorso della popolazione, io ho citato alcune volte uno scienziato inglese, Lovelock, che sosteneva appunto che Gaia è un non è un solo un pianeta, un ammasso di terra, di sassi e così via, ma è anche un sistema, un organismo vivente fatto per mantenere la vita. Logicamente ogni sistema vivente ha un sistema di regolazione, di conseguenza noi non possiamo pretendere, lasciando le cose a se stesse, che questi sistemi autoregolanti possano andare avanti. Infatti qualcuno sostiene che ad esempio la Terra a un certo punto non potrà più, ad esempio, mantenere il ritmo di sfruttamento biologico che esiste. Cosa succederà? Che succederà una ripercussione su tutti. Di conseguenza è giusto limitare, come diciamo noi, la procreazione, ed è giusto limitare la popolazione, proprio perché questo permette alle persone che rimangono, che ci sono, di avere una qualità della vita migliore. Cioè è inutile aumentare la popolazione in Cina, aumentare la popolazione in India, per un concetto morale assurdo, un concetto religioso scemo, in cui dice fa è obbligatorio la sessualità sullo scopo della procreazione, perché questa qua è un'astrologia inventata per poter dominare le persone. Noi diciamo chiaramente, se le condizioni ambientali di una comunità non permettono a questa comunità di mantenere un livello di vita decente o giusto, è giusto che tutte quante le vie sociali percorribili vengano fatte, anche le vie scientifiche, perché questo non è solo un'imposizione cattiva, è anche un discorso di vivere in simbiosi con le menti che ci circondano. Cioè è inutile che noi andiamo a pretendere, a depredare la terra, che per noi è un essere vivente, di quello che gli appartiene. Niente, io vorrei solo dire una cosa. Purtroppo questi concetti, i concetti di aumentare la popolazione, cioè, appartengono a culture molto antiche, nelle quali la mortalità infantile era altissima. Cioè, nel quasi chiaro, si faceva tanti fiori perché qualcuno riuscisse a sopravvivere. Riportare questa mentalità in una situazione in cui gli elementi che la costruiscono sono diversi è, dal mio punto di vista, un'operazione malvagia. Cioè, non c'è da dire in modo diverso. Noi stiamo valutando, il discorso che noi dobbiamo fare è questo: le persone non sono proprietà di qualcuno, i bambini non sono proprietà dei genitori, le persone non sono proprietà dello Stato, le persone non sono proprietà del Dio, devono costruire il loro futuro. Chiaramente noi dobbiamo costruire anche le condizioni che siano favorevoli alla costruzione di questo futuro, perché se noi aumentiamo la popolazione soltanto perché qualcuno, gli va bene che sia, 10 milioni di disoccupati perché ci gioca sopra, o gli va bene che ci sia la miseria, così la miseria la può vendere, o gli va bene che ci siano i rapinatori per strada perché gli va bene che siano i rapinatori per strada, cioè, significa costruire delle condizioni di vita che sono cattive. Ricordiamo sempre che il paganesimo è una stregoneria, possono esistere là dove ci sono delle buone condizioni di vita. Se costruire delle buone condizioni di vita, delle buone relazioni fra le persone, può esistere il paganesimo e la stregoneria. Vi ricordo ancora che la stregoneria si arrende davanti alla fede acritica e si arrende davanti alla violenza. Cioè, nel senso che se Tirendria non è in grado di costruire dei mutamenti diversi, deve fare delle operazioni spaventose. Per cui costruire delle buone condizioni di vita è indispensabile. E i figli non sono merce che noi usiamo che ne serve per la nostra vecchiaia. Per la nostra vecchiaia dobbiamo costruire un sistema sociale che risponda ai nostri bisogni, non a levare fiori perché un giorno saremo vecchi. Questa è una mentalità che è vecchia, appartiene ad altre condizioni, e dobbiamo rigettarla questa mentalità, altrimenti uccidiamo Giunone. Sì, e volevo anche ricondurmi a questo discorso. Qualcuno diceva che senso ha, ad esempio, per i monoteisti voler detenere, oltre che alla ricchezza dello spirito che non ne hanno, anche la ricchezza materiale. È un indice significativo di tipo di organizzazione economica, di tipo sociale. Cioè, il fatto di detenere anche una ricchezza che è di tipo materiale permette di garantirsi un certo tipo di attività. Cioè, nel senso che noi possiamo dire che la Chiesa Cattolica fa magia nera, cioè, nel senso che noi sappiamo che detenendo un certo numero di materiali, un certo numero di sostanze, controllando certe cose, sapendo che le cose non sono amorfe, non sono neutre, cioè ogni cosa ha una sua vita, il fatto stesso di poterla accumularla, controllarla e averla a disposizione permette a chi la detiene di avere un certo indirizzo, di poter determinare le cose degli altri. Di conseguenza non è soltanto così un vezzo, non è soltanto un semplice elemento di solo potere singolo, ma significa compiere un'opera di magia nera proprio per poter avere
degli strumenti a disposizione di poter disporre a proprio piacimento di qualsiasi cosa. Il fatto stesso che vengono utilizzati, ad esempio, certi oggetti, questi oggetti attirano l'attenzione, cioè un oggetto, un'opera d'arte che viene detenuta dalla Chiesa non è perché ha un valore in se stesso, ma perché noi ci possiamo rifare questa opera d'arte, perché logicamente noi andiamo a cercarla se ci troviamo in una condizione appunto di cercare qualcosa, e loro vogliono la possibilità di far mostrare quello che vogliono, perché ad esempio se è arrivato col cattolicesimo all'indice ai libri proibiti e loro li nascondevano, proprio perché loro vogliono poter detenere qualsiasi cosa, cioè come detengono qualsiasi cosa a livello di potere dello spirito, lo vogliono fare anche a livello del materiale. Il fatto stesso è che poi questi materiali loro li possono utilizzare, li utilizzano appunto per poter deviare l'energia della gente, cioè anche l'accumulare oggetti di un certo valore è una funzione magica. Logicamente poi sta a me determinare l'indirizzo, e loro questa opera di magia nera, di bassa magia nera, la fanno benissimo, insomma. Di conseguenza è fondamentale capire che quello che avviene non è soltanto per poter arricchire se stessi o le proprie tasche, ma perché loro aderiscono in maniera totalitaria a una visione del mondo che pensa di sfruttare questo mondo. Pensiamo sempre che per loro questo è solo una via di transito, e di conseguenza tutto andrà fatto per un'ulteriore vita. Di conseguenza loro devono depredare le vite delle persone, devono tirare via le ricchezze, devono tirare via la bellezza, proprio perché devono assolutamente costruire delle persone che rinuncino adesso, perché loro possono dominare e possono indirizzare la loro energia. Cioè, questo è un discorso fondamentale che va fatto. E i comportamenti che fanno loro non sono comportamenti dettati da una pura necessità materiale, ma sono dettati da una volontà ben determinata. Cioè, il monoteismo è pericoloso, cioè il monoteismo portando sempre a un unico riferimento diventa assillante, diventa pericoloso, diventa ossessivo. È diventato ossessivo, diventa distruttivo per le persone. Il paganesimo perché punta sempre su una moltiplicità di dei? Proprio perché sa che siccome la potenza che c'è sul pianeta Terra, che il pianeta Terra stesso ha più forme di manifestazione, devi entrare in simbiosi con questo pianeta Terra, devi entrare in simbiosi con gli altri e devi avere più vie di incanalare, perché avendo più vie da percorrere, più vie da utilizzare l'energia, riesci anche a vivere meglio. Difatti il paganesimo offre molte divinità. Noi stiamo per arrivare verso la fine della trasmissione, anche se Mario non lo vediamo in questo momento, comunque continueremo ancora per un pochino se non dovesse arrivare. Io vorrei dire questo, ricordo che sono in trasmissione fra le 19 e le 20 e comincerò a leggere il libro dell'Anticristo. Che cos'è il libro dell'Anticristo? È una cosa scritta malissimo, che ho scritto io all'inizio, e che era la prima summa dei principi attraverso i quali l'individuo, guardando il mondo, comincia a costruire un cammino di stregoneria. Sono principi della stregoneria e del paganesimo comuni, praticamente sono principi che vanno bene per qualunque individuo affronta il mondo. Cominceremo dal primissimo capitolo, che è la formazione dell'universo e la visione dell'universo da parte della stregoneria. Chiaramente ci sono in giro un sacco di visioni dell'universo e ogni visione appartiene al singolo veggente. Qual è la differenza? Com'è che si può valutare se una visione ha delle attinenze con la realtà oppure no? Si può valutarlo in base a ciò che ti dà la visione. Cioè, se io do una lettura della cosmologia o della formazione dell'universo che sia funzionale, che sia in linea, che sia favorevole allo sviluppo dell'essere umano, a costruire un sistema di vita diverso, un sistema di vita migliore, o anche a confermare delle buone cose, quella visione è comunque una visione positiva, è una visione da studiare e da analizzare. Se invece la visione è tale da mettere in ginocchio le persone, da portare le persone a dover aderire, a dover essere convertite a quella visione è sicuramente negativa ed è un'allucinazione di qualche pazzo. Questo è il metodo con cui si può vedere se una visione è corretta o una visione non è corretta. Visto che non c'è Mario, prima magari ci fa sbaraccare abbastanza velocemente, diamo ancora i nostri indirizzi e dopo continuiamo la trasmissione. Sì, ma forse c'è una telefonata. Vediamo un attimo. Sì. Pronto? È Claudio, l'orario. Ciao. Per favore, perché non ho capito. Sempre di giovedì? Sempre di giovedì oggi, dalle 7 fino alle 8, dalle 19 alle 20. Cominci stasera? Sì, comincio stasera immediatamente. Va bene, ciao, grazie. Ciao, vuoi proseguire?
No, davo gli indirizzi perché sì. Perché quando arriva Mario sai che dobbiamo sbraccare immediatamente. No, Mario è arrivato. È arrivato Mario in questo momento e noi cominciamo a raccogliere le nostre cose. Ciao. E intanto ringraziamo tutti per l'ascolto. Sì, certamente. C'è anche Franco, qua c'è il servizio telefonico, tutto in auge. Ringraziamo chi ci ha ascoltato, chi ci ha telefonato, ringraziamo tutti i radioascoltatori, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì alle ore 15. Io sono Claudio Simeoni, se vi interessa approfondire, via delle Vignole 4 Marghera, e insieme a me c'è Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. E vi do l'indirizzo dell'istituto, è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo che l'istituto manda bollettini gratuitamente se a qualcuno interessa. Bene, a riascoltarci, vi ricordo che sono in trasmissione fra le 19 e le 20 e leggerò i principi, la cosmologia e i principi fondamentali del libro dell'Anticristo. Riceverò poche telefonate, comunque qualcuna ne prenderò verso la fine della trasmissione. Vi ringrazio per l'ascolto, lascio la trasmissione a Mario e a risentirci alla prossima trasmissione.